Buongiorno a tutti, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Good Morning Milano, appuntamento di fine settimana, lo facciamo sotto un bellissimo sole che oggi risplende sulla nostra città, sole che però potrebbe nascondere magari un alto grado di inquinamento, non lo so, andiamo subito a chiederlo alla nostra Arianna ed eccola. Collegata dal tetto dei nostri studi, Arianna è quel vaso che vedete sulla destra, è un vaso che respira l'aria e lo fa grazie all'ingegneria e al genio soprattutto dei ragazzi di Wise Air che hanno costruito appunto Arianna e le hanno distribuite, ce ne sono più di 100 nella città di Milano per creare questa grande rete di respiro dell'aria per sapere com'è la qualità dell'aria. Lo vedete, oggi invece la qualità dell'aria è molto buona, nel senso è moderata, perché siamo in realtà al limite del limite proprio dell'OMS di 25 nanogrammi, scusate, 25 nanogrammi per metro cubo, proprio quindi al limite di legge, però insomma un'area che sta andando a migliorare negli ultimi giorni. Vedremo queste formule anche di semi-lockdown se porteranno almeno ad avere un'area più respirabile a Milano. Comunque, se volete sapere di più, cercate Milano Aria Pulita, Wise Air e Arianna sia su Google che su Facebook e trovate i ragazzi di Arianna che vi spiegheranno, di Wise Air, che vi spiegheranno tutto quello che c'è bisogno di sapere. Un altro che sa tutto e ne sa molto più di Arianna anche è il nostro collegamento del venerdì, colui che sa tutto su ciò che succede nel mondo del digital e dei webinar da non perdere a Milano e in tutta Italia. Ne fa un articolo tutte le settimane su Startup Italia e poi il venerdì ce lo racconta qui in diretta con noi. Sto parlando del bravissimo Andrea Romoli. Buongiorno Andrea, in diretta Grazie, da Copernico buongiorno, Centrale. Buongiorno Andrea. ciao a tutti, ciao Fabio, ciao a tutti gli ascoltatori. Diciamo, insomma, se da una parte abbiamo un'aria respirabile, un sole bellissimo, d'altra parte non c'è molto da andare in giro perché appunto è meglio starsene a casa di questi tempi e anche gli eventi ritornano a essere quasi tutti online, giusto? Esattamente, quasi tutto è online. Guarda, iniziamo subito. Lunedì, che da lunedì a domenica prossima, dal 2 all'8, avremo la Treviso Creativity Week, e quest'anno è più ovviamente al territorio trevigiano, e anche tantissime iniziative che vogliono mettere in luce tutta la Creativity Valley. Sarà una settimana in cui ci sarà il palcoscenico che racconterà le storie, esperienze che su se stesso, puntando appunto sulla creatività di gruppo e di realtà. Questo è un evento, come dicevo, che va da lunedì a domenica inclusa. Sul sito ovviamente della Creativity Week poi troverete tutti gli appuntamenti giorno per giorno. Un secondo evento che voglio segnalare martedì mi vede coinvolto direttamente perché è uno dei pochi eventi che saranno dal vivo ed è un evento in cui utilizzeremo la metodologia Lego Serious Play. Il titolo è Infrangere le regole per il successo del business. Lo faremo appunto utilizzando Lego Serious Play. Ovviamente il fatto di infrangere le regole non vuol dire infrangere la legge, ma le regole del business. Per cui vedremo appunto come infrangere le regole in maniera abbastanza dirompente utilizzando tutti i mattoncini della Lego. Un altro evento che vi segnalo martedì alle 13:30 e finanziamenti europei e nazionali per la crescita e lo sviluppo. Ci sarà appunto Paolo Franceschini, che è un esperto di fundraising e di bandi pubblici, che durante questo webinar racconterà appunto quali sono i bandi pubblici che possono costruire un ottimo strumento, come contribuire e come possono diminuire il rischio di impresa. Paolo è un esperto appunto del campo e penso proprio che sia uno degli eventi da non perdere, da seguire senza alcun dubbio, per se vi occupate di startup e avete bisogno di investimenti e di finanziamenti più che altro. Il mercoledì vi segnalo un evento che la sera alle 18 che è organizzato dal FinTech District ed è una FinTech Night dedicata al mondo dello smart real estate e del real estate. Quindi vedremo quali sono le evoluzioni del real estate nel futuro di questo particolare campo di applicazione. Sempre mercoledì alla sera c'è uno startup talk che
che si svolge sulla pagina Facebook di Happy Lab. Ci saranno appunto alcuni imprenditori che racconteranno, si focalizzeranno su come si diventa imprenditori, quali sono i pro e i contro di diventare imprenditori. Dunque, giovedì c'è una alla mattinata, tarda mattinata, c'è un evento che riguarda lo smart working. Smart working, come gestire i progetti in team online, e lo conduce Fabio Biccari, che appunto si è specializzato in questa serie di webinar, e durante il webinar verranno analizzati tutta una serie di strumenti che appunto permettono di fare dei tool che aiutano appunto a svolgere in maniera proficua lo smart working. Venerdì vi segnalo un evento che secondo me è molto interessante dal pomeriggio, è LinkedIn X Startup, ed è un evento organizzato da Elis, in cui saranno coinvolte alcune delle startup che fanno parte della classifica, quella che c'è stata recentemente, in LinkedIn Top Startup Italia, okay. Per cui abbiamo Everly, Kineton, Robos, Amagamma, e alcuni appunto dei loro CEO che parleranno appunto della loro esperienza per quanto riguarda le startup. Il tutto sarà moderato appunto da Luciano De Propris, che è la Head of Innovation VX, e da Valentina Marini, che è il Competence Leader Digital HR Innovation, ed è anche autrice di un bellissimo libro che si chiama Galateo LinkedIn, che consiglio a tutti di leggere perché è molto utile per chi vuole avvicinarsi ad avere un profilo LinkedIn fatto con tutti i crismi. Ah. Poi l'ultimo evento che vi segnalo si svolge sabato e domenica, è un hackathon. Un hackathon, ok. Tipo che è l'Italian Space Startup Competition, ed è appunto un hackathon dedicato allo spazio. Quindi l'obiettivo è quello di promuovere l'interesse al settore dell'imprenditorialità spaziale, e quindi vedrà coinvolti marketer, sviluppatori, project manager, che appunto durante l'hackathon cercheranno di portare a termine i progetti che si iniziano appunto il sabato e portarli a termine domenica, presentandoli durante l'autorità. Beh, allora, tanti mi sembra di capire gli appuntamenti che comunque riempiranno la settimana digitale a venire, come diciamo appunto quasi tutti, ahimè, online, rimane invece, ricordiamo, quando è il tuo appuntamento con il Lego Serious Play, davvero molto interessante come utilizzo, poi magari un giorno ne parleremo più approfonditamente, Andrea. Certamente. Io ti ringrazio tantissimo per la tua puntualità e la tua agenda. Ricordiamo che su Startup Italia si trova tutto l'articolo con tutti gli altri appuntamenti di tutta Italia, giusto? Esatto. Grazie a tutti. Grazie a te, un saluto agli amici di Copernico, che ciao. So che stanno lottando insieme a noi, come si dice in questi casi. Grazie, ciao, a presto. Grazie mille ad Andrea Romoli, davvero interessantissima la... agenda digitale della settimana. Continuate ad andare a seguirlo su Startup Italia, un articolo molto molto ben dettagliato su cosa si può seguire nella settimana a venire. Ieri pomeriggio invece ho lasciato per un attimo il mio studio e insieme a Beatrice, la producer, e a Francesca, la nostra regia, siamo andati a fare un giro all'Arena Civica, perché siamo stati chiamati, siamo stati invitati ad andare a fare un giretto, perché è successo un po' un piccolo pasticcio all'arena, ma non sarò io a raccontarvelo. Io sono appunto andato a incontrare chi ne sa meglio di me e chi sta cercando di far sì che l'Arena Civica rimanga un luogo civico, quindi di tutti i milanesi. Quindi andiamo a vedere proprio ieri pomeriggio all'Arena Civica io e la nostra troupe siamo andati a incontrare, vediamo. Siamo all'Arena Civica di Milano, l'arena che il sindaco Giuseppe Sala poche settimane fa, durante l'inaugurazione della nuova Arena Civica, ha definito l'arena di tutti gli sportivi milanesi. Ma proprio proprio di tutti? Siamo sicuri? Il 15 ottobre il Comune di Milano ha concesso l'Arena Civica in tutte le prime ore del pomeriggio in esclusiva a un'associazione sportiva di 4 atleti master tesserati, lasciando fuori famiglie, bambini,
atleti. Tuttora il campo in questione di concessione a questa società privata non è utilizzato, è vuoto, e quindi famiglie, bambini, atleti restano fuori al parco ad allenarsi nonostante l'arena sia vuota. Questa associazione a cui è stata data la concessione ha 4 atleti master tesserati ed è stata data in concessione dal comune con la finalità di far allenare atleti di alto livello, cosa che questa associazione non ha. Il comune ha dichiarato che grazie a questo progetto a cui è dato la concessione si alleneranno 50-60 atleti di livello nazionale, internazionale soprattutto, cosa che al momento la Federazione Italiana di Atletica 50-60 atleti internazionali non ne ha. Quindi cosa sta succedendo? Il risultato è questo: il campo è vuoto e le famiglie devono restare fuori al parco ad allenarsi, sono chiuse fuori. Anche noi abbiamo i nostri atleti, tra questi c'è la campionessa regionale assoluta lombarda nella velocità, abbiamo un'atleta che è arrivata sesta ai campionati assoluti di categoria, loro rimangono fuori ad allenarsi, ripeto, nonostante l'arena sia vuota. Noi per avere l'arena in esclusiva abbiamo pagato sempre 200 euro all'ora e loro al momento la utilizzano in forma continuativa, in via esclusiva, a una tariffa di 30 euro all'ora. Quello su cui noi facciamo leva è proprio sul principio di civicità dell'arena. L'arena è proprio perché civica, è della città, è dei cittadini, e questo noi lo vediamo come un primo passo di privatizzazione di quello che è un bene pubblico, proprio della città. Ciascun cittadino milanese deve avere il diritto di poter usufruire della propria arena ogni qualvolta ne ritiene opportuno. Proprio per il principio di civicità noi chiediamo la revoca della concessione e che l'arena venga ridata ai propri cittadini tutto il giorno, tutte le ore del giorno, per tutta la settimana. Oggi pomeriggio tutti i nostri atleti, bambini, famiglie si alleneranno fino alle 4 del pomeriggio fuori al parco nonostante sia vuota. Ecco, vuota, perché al momento si allenano 0 atleti tesserati per la società che ha la concessione. Sono rimaste fuori in questa area di concessione tutte le società operanti in arena. Sono 6 società, attorno a cui gravitano più di 2000 famiglie. Una storia quindi che non parla solo di sport, ma anche di che cosa e che cosa significa questo simbolo alle mie spalle, cioè l'arena civica. Civica cosa significa? Che è davvero di tutti o solo di chi può permetterselo? Questa è la domanda che facciamo al comune, che facciamo al sindaco Sala e all'assessore allo sport, e sono sicuro che arriverà una risposta e che potremo sicuramente trovare una soluzione a questo, chiamiamolo, pasticcio dell'arena civica. L'ho detto, è un gran pasticcio, il pasticcio dell'arena, questo è quello che credo sia successo. Speriamo appunto di trovare tutti una soluzione, anche perché davvero più di 2000 famiglie, avete sentito, che orbitano con queste 6 società di atletica che sono rimaste completamente fuori e spiazzate da questa scelta del comune. Insomma, non è una bella cosa, soprattutto, ripeto, per un luogo, come diceva anche il nostro ospite, per un luogo che si chiama Arena Civica. Ma verrebbe da dire che forse Carlo Cecaro a volte ci vede più lungo di quello che pensiamo, perché oggi c'era un cartello della settimana scelto a caso e insomma, a voler fare la polemica, potrebbe quasi quasi centrare, ma sono sicuro che Carlo in realtà si riferisce a tutt'altro. Ma io non dico niente, parola a Carlo Cecaro. Truffasi, ieri, oggi, domani, rivolgersi soliti noti S.p.A. telefono 00666. Signori, oggi è il must di cartellomania per Milano News. Un altro purtroppo di quei motori che muovono il mondo, la truffa. Si truffava ieri, si truffa oggi e purtroppo si trufferà domani. Bello il dì in cui questo cartello sarà solo inopportuno e non servirà a nessuno. Sì, un'utopia, purtroppo. La città dell'utopia forse potrà vedere applicato questo teorema. Abbiamo intervistato alcune persone incuriosite che passavano. Alcuni lo volevano già questo cartello, dove lavorano, dove abitano, per denunciare qualcosa, per mettere alla berlina qualcos'altro. Insomma, truffasi, penso che sia proprio una sorta di bandiera del momento che stiamo vivendo. Cartellomania per Milano News. Un saluto a tutti, buona giornata. Persone incuriosite che passavano. No, a posto. Alcuni lo volevano già questo cartello, dove lavora,
Scusate, stavamo mettendo a posto il collegamento che in questo momento, eccolo, vedo collegate subito in questo momento. Allora, Beatrice Barucci in collegamento da Via Dolomiti, eccoti qui, ti vedo per metà. Beatrice, sei metà fuori, metà dentro qua tu, adesso poi cercheremo di sistemarci meglio. Buongiorno a Beatrice Barucci, dove sei in Via Dolomiti e perché sei lì? Buongiorno Fabio, siamo qui in Via Dolomiti per l'inaugurazione, o meglio, l'apertura al pubblico della mostra Tutti andiamo alla deriva, curata da Fabio Di Matti Benedetto e Valeria Nesta. Ecco, allora, mi stai dando notizia, Beatrice. Ciao, sono molto contenta perché siamo qui, di cosa tratta la Ecco, appunto, allora, linea a voi. Prego, prego. Noi siamo due studenti del triennio di Nuove Tecnologie dell'Arte dell'Accademia di Belle Arti di Brera. E ci troviamo qui nello spazio di Dimora Attica di Milano City Art per appunto esporre i lavori realizzati per il corso di documentazione audiovisiva triennio della professoressa Jacqueline Ceresoli, che da 8 anni assieme al proprietario dello spazio, Angelo Caruso, appunto City Art Milano, organizzano delle mostre annuali per il corso. E principalmente il corso riguarda il concetto di psicogeografia, adesso mi illustrerà la mia compagna, e abbiamo appunto svolto un lavoro sulle periferie, tra quella di Milano e quelle di altre città, perché ovviamente la situazione Covid ci ha tenuti a distanza per tutto il semestre. Praticamente il concetto di psicogeografia è un'analisi emozionale del territorio in cui viviamo, in cui camminiamo quotidianamente, che ci appare in un certo modo a seconda di quello che noi colleghiamo con questo posto. E quindi queste psicogeografie sono molto molto personali, diciamo, sono dei posti della memoria collettiva e personale. Appunto è un termine nato durante gli anni 50 a Parigi, da un gruppo di artisti che appunto usavano la camminata come espressione artistica, che sono i situazionisti, e le loro opere erano i risultati erano delle mappe psicogeografiche, cioè delle mappe di Parigi spezzettate, rimontate insieme, che a un turista potevano magari sembrare confusionari, ma questo voleva portare a perdersi nella città di Parigi e quindi a sentire le emozioni che l'artista voleva trasmettere al turista o al fruitore comunque. Quindi quello che avete cercato di fare, correggetemi se sbaglio, è andare ad analizzare dei luoghi che voi fate, di fare anche alle collettività, andando a trovare ciò che c'è di emozionale e di sentimentale all'interno del luogo, cercando anche di portarlo alla luce per tutti, nel senso che chi fa emozionare l'artista, ma tramite la sua arte vuole andare a fare emozionare anche le persone. Adesso, se siete d'accordo, andate a vedere qualcuna delle opere che abbiamo già in mostra. Lascio a voi la parola, che conoscete meglio di me l'ambiente, e quindi raccontateci questo progetto. Allora, questo è un lavoro realizzato da Giulia Brambilla, compagna, e si chiama Invisibile, e riprende la linea tranviaria che da Concorrezzo, quindi in provincia di Monza, collegava alla città di Milano. In pratica il lavoro riprende queste fotografie di un ieri e di un oggi, e attraverso la realtà aumentata, con questo tablet, mostrano il rispettivo passato oppure E presente. poi questa, che invece quella si chiama Muret, che dice che abbia Dante all'altezza dell'edicola. Esatto. Ok, Faccio un ci altro aveva intanto. fermato. Faccio questo quadro Era milanese quella del distributore, che però c'è questa. Allora, qua mi dice che praticamente è accanto al parco di Villa Zoia, però adesso l'hanno spostata, giusto? Che è più avanti, cioè il benzinaio rimane più avanti rispetto a dove era così. Questi erano appunto degli esempi. Poi possiamo passare al lavoro di Irene Sarà, la ragazza che purtroppo non è riuscita ad essere qui, ma abbiamo fatto di tutto appunto per poter allestire anche i suoi lavori, e ne ha realizzati due: un fumetto che si chiama Traumi, che è un suo flusso di coscienza, appunto personale, realizzato durante la quarantena. Ecco qui.
mentre abbiamo anche impermanenze, che sono degli scatti suggestivi realizzati tra Milano e la periferia di Savona, comunque, che in queste dissolvenze appunto permangono e spariscono. Poi passiamo anche al lavoro realizzato da Gaia Bresciani, fotografo del pannello Alessio Zampieri, ovvero 7 anni senza cambiare, uno schermo attivato tramite il tocco. Andate pure. Praticamente sono una serie di scatti realizzati lungo la Martesana, qui a Milano, di oggetti appunto molto comuni che attraverso il tocco appunto danno queste suggestioni scritte, come se arrivassero appunto da un futuro non esattamente prossimo, dando una lettura appunto quasi distopica della nostra realtà. Poi qui abbiamo invece Piedi del Fango, i marini del tipo che precedette la mia nascita, di Carlo Valtellina. Praticamente questo ragazzo si è ritrovato con una scatola di negativi che ha voluto stampare durante la quarantena, facendo ovvio il tempo, lo sfrutto per questo, di 3 generazioni diverse. Queste qua, alcuni lo sono del nonno, questo qua sono il suo padre che è un filmmaker prevalasco, e lui, Carlo, ha continuato questa tradizione di fotografia e video in questo progetto, e c'è anche un piccolo progetto video dove si spiega le foto. Questo personaggio no? Che un po' si perdeva. Questo appunto perché il nome è molto molto prima che lui dovesse conoscere, quindi bene, continuerò adesso nel vedere l'ultima opera di questa nostra parte, secondo me anche molto interessante sia da un punto di vista storico, con l'analisi fatta sulla cantina, appunto adesso l'autrice ce lo spiegherà, poi rielaborato con le sue piazze preferite, le piazze che più la emozionano, all'interno dell'intera Italia, perché sì, abbiamo toccato la periferia milanese, ma tutto ciò che anche va a toccare l'Italia e la Lombardia. Grazie mille. Praticamente io, tramite Google Maps, perché eravamo in piena quarantena quando ho pensato a questo progetto, sono andata a mappare con Google Maps tutte quelle zone abbandonate di erba. Tramite l'applicazione realtà aumentata è possibile, toccando, okay, è possibile vedere tutte quelle aree dismesse che sono state abbandonate da circa gli anni 2000 fino adesso, e questo è l'unico che è stato abbandonato nel 58 per ordine della Corte di Giustizia Europea. Ex Enel. E avanti così. E sono per la maggior parte su questa linea del treno e del fiume Lambro. Mentre questo invece è anche completamente separato ed appunto sulle piazze italiane durante la quarantena, vuote come le piazze precattivite e del Chirico. Quindi ho fatto questo giochino che con i bottoni è possibile vedere la piazza di Milano come se fosse una piazza di Chirico. E la stessa cosa per Roma, piazza del Colosseo, con gli elementi tipici dei quadri. Questo progetto si completa anche con questi due giochini, diciamo più particolari, non riesco a vedere troppo bene questa diretta, quindi questi sono dei domatropi, dei giochini che se fatti girare fanno vedere un'immagine unica grazie alla persistenza retinica, e questi con una lente si vede un prima, diciamo, e un dopo con l'altra lente, prima metafisico e dopo un ultimo metafisico, diciamo, la realtà. Quest'ultima parte della mostra, invece, è praticamente la settimana di Pasqua in quarantena. Abbiamo avuto questi 7-8 scatti da fare, che praticamente abbiamo potuto chiamare questa
parte shoji, perché è una parola giapponese che significa praticamente porta-finestra, che praticamente divide gli spazi della casa tipica giapponese, sono regole, che divide l'interno dall'esterno. E appunto come chiamate i group delle lezioni, durante le lezioni praticamente noi avevamo un interscambio continuo tra l'interno e l'esterno, che è l'interno della nostra camera e l'esterno che sono le camere dei nostri compagni. E quindi abbiamo avuto chiamata Shoji. Bene, grazie mille. Allora, questa qua è un piccolo assaggio di quello che realmente la mostra rappresenta, perché appunto, essendo un corso tocca anche l'arte, insieme alla tecnologia, vi invitiamo caldamente a venire a visitarla. Siamo in via Dolomiti 11, sono aperti tutti i giorni, più o meno dalle 13 alle 18, e saranno in esposizione fino al 7 novembre, con l'unica giornata di chiusura il primo di Beh, sono molto contento, Beatrice, complimenti. Intanto è invitato ovviamente a passare, perché se non la mostra, come avete In centro. potuto vedere, è l'unica prima, quindi ci siamo focalizzati proprio su questo aspetto per il possibile pubblico, tra l'altro aperto. E un'opera purtroppo non è presente, arriverà il prima possibile, quindi nei prossimi giorni se riuscite a passare potrete trovare anche questa. E nulla, ringraziamo ancora Milano News e Milano Studiate per questa possibilità e ancora la nostra professoressa Beatrice Lesoli che ci ha permesso appunto di organizzare la nostra stessa. Grazie mille davvero Beatrice, grazie mille, è stato molto molto interessante e anche vedere che comunque qualcosa di aperto, qualcosa di culturale rimane aperto sulla nostra città, insomma ci fa anche ben sperare per il futuro. Fai i complimenti a tutti gli artisti e complimenti anche a te Beatrice per il tuo primo collegamento per Milano News. Adriana, ti chiedo di inquadrarmi bene Beatrice così posso fare i complimenti direttamente a lei, centramela bene, eccola qua. Grazie mille Beatrice, davvero Beatrice la vedete sempre dietro le telecamere, è la producer di Good Morning Milano, quest'oggi anche inviata sul campo. Grazie mille Beatrice. Ciao Fabio. Grazie mille davvero a questo collegamento. Dicevo, che bello vedere dell'arte aperta nella nostra città. E quindi andate in via Dolomiti a vedere questa bellissima mostra. Poi metteremo tutti i vari link e tag nella nostra diretta per spiegare come fare anche per andare. In chiusura. Non ci siamo dimenticati di loro, ma le abbiamo tenute come la ciliegina sulla torta, l'incursione poetica di oggi delle foche parlanti in compagnia di Francesca. Soprattutto ama come fosse la sola cosa che sai fare. Alla fine tutto questo non conta nulla, questa pagina su cui indugi la tua laurea, il tuo lavoro, il denaro, nulla ha importanza, tranne l'amore e il contatto umano, chi hai amato e con quanta profondità l'hai amato. Il modo in cui hai toccato la gente intorno a te e quanto le hai dato, dalla raccolta Milk and Honey di Rupi Kaur. Grazie mille alle foche parlanti, questa è l'incursione poetica di oggi e con questo veramente finiamo questa settimana in bellezza. Davvero molto contento della puntata di oggi con tutti questi collegamenti dalla nostra città. Sempre di più vogliamo raccontare la città in questa maniera. Scriveteci anzi, perché magari possiamo venire a raccontare le vostre realtà, soprattutto quelle positive, quelle belle, quella Milano che fa bene a tutta la grande nostra città. Io davvero vi ringrazio tantissimo per averci seguiti, grazie a tutti coloro che hanno lavorato quest'oggi con noi, un grazie particolare a Francesca in regia che oggi ha fatto davvero gli straordinari e quindi complimenti ancora alla squadra tecnica di Milano News, sempre molto attenta e preparata. Grazie mille davvero a tutti, noi ci vediamo lunedì sempre qui in diretta con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci e a presto.